Quando si pensa ad iPhone, si pensa a performance incredibili, velocità del processore di elaborazione dati, delle memorie, di schermi incredibili e di fotografie da paura. E sì, lui non è di certo un'eccezione. iPhone 15 Pro Max, finalmente un iPhone grande, enorme, come ormai siamo abituati nei Pro Max, ma molto più leggero. Sì, perché parliamo di circa il 10% più leggero e questo fa veramente la differenza quando lo si tiene in mano, grazie alla soluzione del titanio. È un telefono che qui non prenderemo in considerazione la scheda tecnica perché ormai ne siamo veramente pieni in ogni dove, in ogni quando, ma di come va realmente il telefono, come si comporta nella vita di tutti i giorni e l'esperienza di utilizzo che regala questo dispositivo. A partire dal display, super luminoso, anche in esterna, finalmente un pannello che si vede praticamente in ogni condizione di luce. Anche sotto un ombrellone, sotto la luce diretta del sole, non avremo nessun problema a visualizzare i contenuti multimediali di questo pannello veramente esorbitante, anche come definizione, perché parliamo di un numero di pixel per pollice incredibile. Sarà impossibile anche avvicinando l'occhio al vetro notare i singoli pixel proprio perché ha una densità pazzesca. Un telefono che si tiene bene in mano, appunto, grazie al peso, grazie alla forma squadrata che da iPhone 12 Pro Max in poi ormai Apple ci ha abituato, questa pillola che ormai vediamo in tutti gli ultimi modelli che ci permette di avere un campo notifiche migliorato, un campo multimediale migliorato e ci nasconde in un singolo appunto pillolone tutti quelli che sono i sensori anche per lo sblocco con l'impronta digitale 3D, che è strasicuro, straveloce e che ci permette di sbloccare l'iPhone in tutta sicurezza. Conviene passare da un iPhone 14 Pro Max a un 15 Pro Max? Beh, dipende ovviamente dalle esigenze. Se abbiamo budget illimitati, non ci pesano appunto i centinaia di euro di differenza tra vendere il nostro dispositivo e comprare il nuovo, beh, è sempre consigliabile a chi è un amante sfegatato dell'high tech. A chi invece è più parsimonioso e pensa magari con un modo più da padre di famiglia, diciamo, no? Intendiamoci così, non che l'altro non sia una cosa fatta bene, ma chi appunto deve magari stare più attento, ecco, ai 100 euro che escano dal proprio portafoglio di famiglia, beh, è un salto che sicuramente si può evitare, si può aspettare magari una generazione successiva, insomma, ma questo mi sembra scontato come lo è praticamente per tutti i telefoni. Chi invece ha un 12 Pro Max, un 11 Pro Max, beh, sicuramente il gap è impressionante. Chi magari viene anche dai dispositivi più vecchi, pensare chi ha un XS, chi ha un X, vabbè, lì il salto è un qualcosa di intergalattico. E andare direttamente su questo, quindi non aver provato il 13 Pro Max, il 14 Pro Max che avevano pesi veramente importanti, oltre 240 grammi in alcuni casi, beh, sinceramente si ritrova un dispositivo con tutte le caratteristiche tecniche ultramoderne, anche appunto sul reparto foto e video che non sono minimamente paragonabili agli 11 e ai 12 e con un'esperienza però di utilizzo più leggera. E credetemi se vi dico che questi 20 grammi di differenza in tasca e quando lo teniamo in mano, lo usiamo tutti i giorni, fa la differenza. Sì, perché oggi il telefono lo usiamo di media 4-5 ore al giorno di display acceso. Poi c'è chi ovviamente magari per uso lavorativo gaming li supera e va magari alle 7-8 ore, lì sono altri casi. E avere tutte queste ore per tutti i giorni della settimana, per tutti i mesi dell'anno, un dispositivo che ha un peso così tanto inferiore, fa veramente la differenza. Inutile dire che è bello perché ormai le linee Apple sono riconoscibili praticamente in tutte le loro salse. È inutile dire che sia ultra veloce, inutile dire che sia un telefono compatibile praticamente con tutti gli accessori MagSafe che possono essere dalla battery powerbank
applicabile appunto sul retro, proprio come power bank portatile se avessimo questa necessità magari in viaggio. Il portafogli per le carte da poter applicare col MagSafe, la ricarica wireless da casa appunto da comodino, che sono cose che ormai troviamo già a partire dalla generazione 12, che qui però appunto, essendo più leggero, ha quella marcia in più, perché magari se gli andiamo ad applicare sul retro una custodia e un portafoglino per le carte, abbiamo un dispositivo che alla fine si riequilibra al peso di un 13 Pro Max o di un 14 Pro Max. Il mondo Apple a me ha sempre affascinato per la reperibilità degli accessori, come sono le pellicole, come sono le cover. Andare in qualsiasi negozio, che siano da 1 euro o da 100, e trovare praticamente ogni dove gli accessori per i dispositivi Apple. E ovviamente anche lui non ha di questi problemi. Infatti, in ogni negozio, anche a volte di gadget più particolari, troviamo customizzati degli accessori per il nostro iPhone. Certo, questo non ha a che vedere proprio con il 15 Pro Max, è ovvio, sto parlando di Apple in generale, ma appunto essendo della famiglia Apple, a me questa caratteristica mi è sempre piaciuta, cosa che ho trovato molto ma molto più difficile ad esempio con Xiaomi, con Motorola, con OnePlus, con dispositivi che non sono così comuni, che quindi a volte ho trovato veramente fatica a trovare gli accessori. Beh, fatemi sapere se voi avete questo dispositivo, se vi piace, come vi trovate, se avete intenzione di comprarlo, cosa appunto vi serve, cosa cercate in uno smartphone. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate di questo video e se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi e come sempre noi ci vediamo a un prossimo video.